Benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner. Siamo in compagnia oggi dell'avvocato Tommaso Senni, partner dello studio legale Senni & Partner. Buongiorno e benvenuto, avvocato. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Ecco, sfrutteremo la sua expertise appunto in diritto della crisi d'impresa per parlare appunto delle attuali condizioni che vivono le aziende italiane. È bene anche riavvolgere il nastro a un anno fa, perché appunto anche prima della pandemia molte aziende vivevano già in una situazione di crisi. Però, avvocato, questa sembra una crisi decisamente diversa. Cosa ne pensa? Sono assolutamente d'accordo, in realtà non siamo nuovi purtroppo a fasi di crisi che per certi versi avevano caratteristiche simili a quelle che stiamo vivendo adesso. Ci sono però degli elementi che rendono questa crisi per certi versi inedita e diversa da tutte le altre che abbiamo visto in passato, mi riferisco in particolare alla crisi del 2007-2008 a seguito della crisi finanziaria nata negli Stati Uniti e poi riverberatasi anche in Europa e in tutti gli altri paesi del mondo. Quello che penso è che le caratteristiche di questa crisi che ha coinvolto tanto il settore industriale, produttivo, manifatturiero, tanto quello dei servizi, quello commerciale, quello delle comunicazioni, sostanzialmente ha colpito a 360 gradi ogni attività che potesse in origine pretendere di essere immune da crisi. Invece ogni settore sostanzialmente è stato colpito, compreso anche quello dei beni di prima necessità, vale la pena ricordarlo. E hanno scontato anche dal punto di vista, se vogliamo, della logistica, delle dinamiche di approvvigionamento dei propri beni e servizi, delle difficoltà e dei maggiori costi derivanti dalla difficoltà di fare i conti con una normativa emergenziale a volte molto severa e molto restrittiva. Dal punto di vista della crisi del debito, che è un po' l'argomento di cui noi come studio ci occupiamo per la gran parte del nostro tempo, ci sono delle caratteristiche che rendono ancora una volta speciale e particolare questa crisi. Basti considerare che le linee di credito cosiddette autoliquidanti, di cui le aziende tradizionalmente hanno più chi meno faticato a fare a meno, nel senso che le linee autoliquidanti, che sono quel diciamo, plafond entro il quale un'azienda ha la possibilità di operare contando fatture o comunque facendosi anticipare dei crediti vantati da quell'azienda nei confronti dei clienti, hanno finito spesso per avere degli elementi di criticità, per avere dei momenti di sospensione o di blocco da parte della banca che a buon diritto ravvisava delle difficoltà, diciamo così, nel chiudere il cerchio, quindi difficoltà nell'incasso di questi stessi crediti anticipati dalla banca. E crediti però che a loro volta avrebbero dovuto e dovranno essere in qualche modo riscossi dalla banca anticipante che si rivolge al cliente dell'azienda. Quindi è un meccanismo, come siamo abituati a vederlo negli anni, triangolare che coinvolge l'azienda da una parte, la banca e un terzo soggetto, che è poi quello a cui si riferisce in ultima analisi l'operazione di anticipo della fattura, che si è andato spesso purtroppo inceppando. Il cerchio infatti può dirsi chiuso solo nel momento in cui la banca a sua volta può e ha la possibilità ed effettivamente recupera quegli importi, quei flussi finanziari che erano stati anticipati all'azienda attraverso il recupero del credito dal terzo soggetto, il debitore finale. Questo spesso non è stato sempre possibile farlo in maniera ancora più diciamo, drammatica rispetto agli anni che ci siamo lasciati alle spalle. Questo ha finito quindi di riflesso per riverberarsi anche sull'operatività aziendale, sulla gestione della tesoreria da parte dell'azienda, che si è vista così ridurre, quando non sospendere o addirittura revocare i propri plafond da parte della banca, considerando che dall'altro lato della barricata si aveva e si ha spesso a che fare con soggetti non solvibili. E questo ha creato una tensione di cassa, ha creato i presupposti per un acuirsi della crisi finanziaria e del debito delle aziende. Il che chiama in causa anche la necessità di mettere mano a tutta una serie di correttivi. Per quanto riguarda il mondo delle persone fisiche, è altrettanto evidente che quelle che gravitano attorno al mondo dell'azienda, nella qualità di soggetti gestori del patrimonio aziendale, piuttosto che i garanti, i fiduciari, i soci, così come anche i consulenti, tutti i soggetti che a vero titolo orbitano attorno alla realtà aziendale, hanno vissuto anch'essi gli effetti di questa crisi,
Basti pensare al fatto che l'escussione delle garanzie, spesso magari omnibus, quindi garanzie tali da assistere o coprire un numero indeterminato a priori di obbligazioni sottostanti, in caso di escussione, dicevo, di queste garanzie, i relativi garanti hanno dovuto anche loro mettere in pista uno strumento di tutela non più dal punto di vista aziendale, ma proprio a livello del proprio patrimonio personale e familiare, in vista di una possibile escussione di queste garanzie da parte di terzi creditori, in particolare le banche. E quindi in questa crisi, altro elemento di forte anomalia rispetto alle crisi passate, il nostro lavoro è consistito sempre più nel tutelare il patrimonio dell'azienda, quindi di procedere a una ristrutturazione aziendale, economica, finanziaria dell'azienda e nello stesso tempo anche all'implementazione di strumenti che servono per mettere in sicurezza il patrimonio di persone fisiche, che sia altrettanto importante. Accurarsi e prendersi cura solo del primo aspetto e non dell'altro vorrebbe dire fare un cattivo lavoro. Di conseguenza, il primo insegnamento che la crisi ci ha portato ad assimilare è senz'altro questo. Sì, certo. Ecco, avvocato, diciamo che l'ormai ex governo Conte, ma anche gli enti locali hanno messo a disposizione delle imprese degli strumenti anticrisi, tra virgolette. Lei come li giudica? Sono stati sufficienti? Ma per la verità gli strumenti sono stati sicuramente un tool importante per le aziende e anche per le persone fisiche, parlo anche di realtà aziendali, non soltanto realtà familiari, personali, non soltanto, non necessariamente solo delle aziende o delle grandi società, grandi o medie società. Parlo anche delle realtà familiari che giorno per giorno in questi ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con le restrizioni di questa crisi. Dal mio personale punto di vista sono stati strumenti molto importanti perché hanno permesso, a dispetto di quanto a volte si dice, a torto o a ragione, anche nei mezzi di comunicazione a distanza, hanno permesso di avere comunque una prima fonte di tamponamento di emergenze legate all'equilibrio tra entrate e uscite dal punto di vista finanziario dell'azienda e anche, come dicevo, dal punto di vista della realtà di ognuno di noi, della persona fisica in quanto tale. Quello che però credo è che siano state non sempre coniugate con una politica che incentivasse in maniera altrettanto forte la crescita. Quindi la creazione di nuove opportunità, la creazione di network o reti di imprese o più in generale strumenti che potessero e possano rimettere in pista la competitività delle aziende anche da un punto di vista internazionale. Al di fuori quindi del semplice sostegno, del semplice sussidio, del semplice bonus, che per definizione è episodico, ripeto per quanto importante, ma di per sé non sufficiente per definizione, non perché fosse stato costruito in maniera negligente o imprecisa o imperfetta, ma semplicemente perché per definizione il sussidio economico o la maggiore agevolazione nell'accesso al credito, per quanto importante, non può e non avrebbe potuto essere sufficiente di per sé stessa, se non accompagnata da politiche che permettessero all'azienda di spingere il proprio sguardo più oltre, di allargare i propri orizzonti e di cogliere l'opportunità, paradossalmente, della crisi, del Covid, per ripensarsi, per mettere in pista programmi e piani di rilancio industriale, che portassero a ridisegnare il proprio paniere di prodotti o di servizi commercializzati fino a ieri da quell'azienda sul mercato, in un'ottica del tutto nuova, anche creando delle sinergie centro-periferia. E non parlo solo della periferia di Milano, piuttosto che di grandi città paragonabili a Milano, parlo della provincia italiana. Quindi sinergie tra punte di eccellenza, punte estremamente avanzate dal punto di vista del know-how, dal punto di vista della tecnologia, dal punto di vista dell'inserimento nei mercati internazionali, che avrebbero potuto e dovuto, e ancora questa possibilità secondo me esiste, mettersi in rete con altrettanto valide realtà che però si trovano al di fuori spesso del cerchio magico dell'opportunità, come per esempio le periferie, nel senso più ampio del termine, quindi la provincia italiana, che pure ha qualcosa da dire, e come se ce l'ha, dal punto di vista dei prodotti di eccellenza e dell'assoluta credibilità dei propri know-how, anche dal punto di vista tecnologico sui mercati internazionali. Tutti questi aspetti, secondo me, potrebbero, e abbiamo ancora l'opportunità di farlo, adesso poi staremo a vedere quali sono le prossime evoluzioni anche dal punto di vista della politica nazionale, avrebbero potuto essere meglio al centro di politiche
da parte del governo e più in generale di chi dispone delle leve decisionali nella direzione di aiutare meglio le imprese. Spesso ho visto gli enti territoriali, e in particolare mi riferisco al comune, e ancora più in particolare nel comune in cui vivo, quindi il comune di Milano, spesso gli enti territoriali hanno dovuto in qualche modo supplire, anche su delega esplicita da parte delle istanze nazionali, ad alcune carenze che fisiologicamente abbiamo dovuto scontare nei provvedimenti del governo. Quindi si è sicuramente trattato di uno strumento importante, ma che non è stato di per se stesso, né avrebbe potuto essere del tutto sufficiente. Mancava e tuttora manca, ma siamo ancora in tempo per mettere mano a questo secondo aspetto, una politica che spinga più sul lato della crescita, del recupero della competitività e soprattutto che incentivi, anche dal punto di vista fiscale o dal punto di vista delle strategie che possono essere in qualche modo incoraggiate anche dal governo, per ripensare alla propria posizione sul mercato nazionale e non solo. Questo aspetto mi pare che fino ad ora sia un po' mancato e possa ancora essere ripreso in mano da parte di chi di dovere. Certo, insomma, le chiedo in ultima analisi, avvocato, visto che andiamo incontro appunto a un passaggio decisivo, a un nuovo governo, vedremo in quali ambiti chiaramente, mi ha già risposto in parte, le chiedo quali sono le soluzioni da prospettare per le aziende, ma anche più in generale per le persone in difficoltà, visto l'attuale momento di crisi che non si sa appunto quando avrà fine. Prego. Certo, dal punto di vista aziendale, quindi dal punto di vista delle aziende che si trovano in una situazione di crisi, e purtroppo non sono poche, quello che si potrebbe immaginare è di approfittare di questo periodo di tempo, che è del tutto particolare per più di un motivo, ma che soprattutto ci separa dalla data di potenziale entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa. È infatti stata in qualche modo anticipata l'entrata in vigore di questo famoso codice, che provocherà uno sconvolgimento delle regole a cui siamo stati abituati fino a ieri riguardo alle operazioni di ristrutturazione del debito, di riconversione delle aziende in crisi, di salvataggio di aziende in difficoltà. Da oggi fino a settembre abbiamo la possibilità, dando per presupposto che non ci sia un'ulteriore proroga di quel termine di settembre, abbiamo la possibilità di operare con gli strumenti che abbiamo, ma in un'ottica, ripeto, nuova e con un taglio potenzialmente più cucito su misura delle esigenze nuove che le esigenze che le aziende si stanno in qualche modo sottoponendo. Quindi questo potrebbe avvenire attraverso due degli strumenti che per la verità sono sempre stati utilizzati in misura crescente nel corso degli ultimi anni, che sono il piano di risanamento attestato e l'accordo di ristrutturazione del debito, al di fuori di alcune rigidità che probabilmente a partire da settembre verranno introdotte. Mi riferisco in particolare ai meccanismi di preallerta e di segnalazione preventiva della crisi, che sicuramente il codice della crisi porterà alla nostra attenzione, perché con l'entrata in vigore di quel codice queste rigidità a cui facevo cenno sicuramente cominceranno a diventare elementi di criticità, quantomeno in un primo momento, con cui fare i conti e davanti ai quali l'azienda, l'imprenditore dovrà in qualche modo attrezzarsi, trattandosi di novità assolute. Quindi, in questo periodo che si distanzia dalla data di entrata in vigore prospettica del codice della crisi, abbiamo la possibilità di fare un buon lavoro, mettendo a profitto quegli strumenti che esistono già e in assenza di quei particolari lacci o lacciuoli che possiamo immaginare che vengano introdotti a settembre. Il piano di risanamento attestato, per esempio, a cui mi riferivo un attimo fa, è sicuramente uno strumento che fa della flessibilità, della libertà, contenuto liberamente negoziabile con i propri creditori la propria cifra. Quindi è evidente che il piano di risanamento attestato, che presuppone l'intervento di un advisor finanziario che predispone un piano industriale insieme all'imprenditore, insieme anche agli altri consulenti che assistono quell'imprenditore, è sicuramente uno strumento che va tenuto in debito conto per la risoluzione dei problemi che riguardano la crisi attuale. Per espandere un attimo l'ambito della nostra analisi e quindi espandere anche gli orizzonti in cui potrebbero essere immaginati nuovi strumenti, nuovi o vecchi strumenti per la risoluzione della crisi, per affrontare il tema della crisi, va anche
fatto un breve riferimento a quelle proposte che qua e là cominciano a farsi strada e che riguardano la creazione di strumenti finanziari di tipo nuovo e che potrebbero essere messi a disposizione dei player che operano sui mercati finanziari, anche di casa nostra, e che possano permettere a loro volta di incentivare la ripresa e la crescita anche in un'ottica di dimensione piccola, di dimensione territoriale, di dimensione di prossimità. A partire da quella potrebbe essere giusto ripartire e quindi prendere le mosse per impostare un piano che poi porti come obiettivo di lungo termine, di medio lungo termine, la ripresa vera e propria. Quindi è evidente che la creazione di strumenti nuovi, insieme a quelli già esistenti, ma ripresi e manipolati in un'ottica più attualizzata. Strumenti nuovi come per esempio questi strumenti finanziari di cui parlavo un attimo fa, strumenti finanziari che possono, per fare qualche esempio, essere posti a servizio della creazione di nuove iniziative imprenditoriali, potenzialmente anche collegate al business sociale, perché no? In una dimensione, diciamo, legata al quartiere, alla zona di riferimento, alla piccola provincia italiana, piccola o grande che sia, gli strumenti finanziari che potrebbero essere emessi nell'ambito della classica operatività dei fondi comuni di investimento o dei soggetti di finanza etica, che potrebbero poi essere sottoscritti da investitori professionali, come di solito avviene, ma la cui finalità ultima potrebbe essere quella di sostenere iniziative di business sociale, quindi iniziative che hanno come finalità quella di ricostruire un tessuto sociale, territoriale, di quartiere di prossimità che è stato pesantemente colpito e ferito dal fenomeno della crisi da Covid. Quindi da un lato strumenti, dicevo, di tipo classico che ereditiamo dal passato più o meno recente e che però non dobbiamo dimenticarcelo, continuano ad essere utilizzabili. E dall'altro cercare di fare uno sforzo di fantasia nell'ambito dei limiti, comunque abbastanza laschi, che il codice civile italiano ci pone per inventarci strumenti di tipo nuovo, come per esempio strumenti finanziari. D'altra parte ci troviamo a Milano, che è la capitale della finanza, chi altri se non noi dovrebbe farci portatore di strumenti di questo, di idee di questo genere, di strumenti finanziari che siano collegati al successo di un'iniziativa di business sociale. Insomma, una serie di sfide che abbiamo davanti, che ha davanti il legislatore e soprattutto che hanno davanti le imprese. Bene, avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi e per l'interessante contributo. Grazie a lei. Grazie all'avvocato Tommaso Senni, partner dello studio Senni & Partner, e un saluto e a presto, avvocato. Grazie, a presto, alla prossima occasione. E un saluto anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.